Amici miei, buongiorno a tutti. È stata una settimana molto attiva, molto intensa, soprattutto nella parte finale. E vi voglio parlare di alcune ordinanze che ho emesso. Adesso non vi voglio affliggere con una dissertazione su che cosa siano le ordinanze del sindaco. Vi dico in maniera semplice, il sindaco può ordinare determinate cose a determinate condizioni. In genere, prima di me si era un po' restii, anche perché se firmi un'ordinanza ti assumi la responsabilità di quello che firmi, mentre invece qua era molto di moda l'abitudine di scaricare su altri. Io invece farei un'ordinanza ogni mezz'ora, se potessi e se avessi il tempo. Però approfittando di qualche ora un pochettino più disponibile, mi sono potuto occupare di tre problemi che non saranno i problemi della vita nella nostra città, però sono tre cose che io intendevo risolvere e chiedo scusa a tutti se le ho risolte con un po' di ritardo. Cominciamo dal salotto di Ambientiamo a via dei Mille. Una bella idea, una bella iniziativa, quella di utilizzare del materiale riciclato per creare un piccolo luogo di aggregazione che poteva sicuramente essere utile, e io credo che nelle prime fasi del suo utilizzo sia stato effettivamente utile, positivo. Poi dopo però le cose vanno mantenute. L'associazione Ambientiamo, che realizzò questo salotto, cedette immediatamente il salotto al sindaco. Io, che non scendo dalle montagne dell'Appennino, ma sono vissuto sempre a Cerignola, cioè in pianura, capii subito che, fermo restando la bontà dell'iniziativa, consegnando la struttura al comune, ci si voleva. A Cerignola si dice scutole ipotici. Cioè, si voleva cedere la responsabilità della gestione al comune, perché vedete, è facile, tutte le cose dipendono dal comune, vi dati il tu. Come posso io gestire quella struttura? Attraverso quale controllo? Con quale personale? Per cui progressivamente quello che doveva essere il salotto di Ambientiamo è diventata la discarica di Ambientiamo, perché abbandonato a se stesso, ripeto, il comune non ha i mezzi, il personale, il denaro per controllare. Non lo possiamo fare, non abbiamo gli strumenti. Quindi era diventata una discarica raccolta di rifiuti che dovrebbero essere raccolti dalla SIA. Ora, ma che facciamo a pigliarci per il culo? La SIA fa quello che può. Poi parleremo di SIA. Ma non arriva a tenere pulita quell'area. In più, ovunque si crei un'area che favorisce la sosta delle persone, bisogna porsi a priori il problema. Quando arrivano le 2, le 3 di notte e in quelle zone si fermano 20, 30 ragazzotti che devono trascorrere le ore notturne e che magari si fermano fino alle 3 e alle 4 di notte, bisogna immaginare qual è il risvolto negativo della medaglia.
Cioè significa che sotto quel condominio, dove non abitano quelli che hanno creato il salotto, ma abitano altri cittadini, si crea un continuo schiamazzo, un continuo disturbo della quiete pubblica. È arrivata una petizione dei condomini del Palazzo Meterangelis, i quali mi dicono: qua non si campa più, perché a parte essere diventato un ricettacolo di rifiuti, quel salotto è un polo di attrazione di coloro che passano la nottata, evidentemente il giorno dopo non vanno a lavorare, passano la nottata a fare il chiasso. Ci sono due strade. Una, quella di avviare un percorso con gli uffici comunali. Ebbene, io in 2 anni ho imparato che se avvii un percorso con gli uffici comunali, ci vedremo fra 30 anni, i problemi stanno sempre lì. Perché il personale è poco, perché c'è una inveterata abitudine a, come dire, trasferire ad altri la responsabilità. Allora, dato che uno ogni giorno impara qualche cosa, io ho preso queste carte, sapevo quale fosse la situazione, per maggiore sicurezza ho chiesto una relazione ai vigili, i vigili mi hanno relazionato portandomi anche delle fotografie. Non era un salotto, era una discarica di rifiuti. Bene, carta e penna e anche tempo a disposizione. E il sindaco ordina alla SIA di andare a sgomberare. Risolvimi questo problema, sgombera quel materiale, esperimento fallito, punto, e andiamo a capo. Altra ordinanza. Ho firmata ieri sul tardi tornando da Roma. Di che si tratta? Io sono, come sindaco, responsabile della sicurezza dei cittadini. Ovviamente non faccio i miracoli, ma sono responsabile della sicurezza dei cittadini. Un aspetto della sicurezza dei cittadini è quella di poter attraversare la strada sui passaggi pedonali, cioè su quelle strisce bianche con il grigio o il nero dell'asfalto che identificano i passaggi pedonali. Incontro il primo cittadino, incontro il secondo cittadino, incontro il terzo cittadino, mi dicono tutti quanti: sindaco, si possono avere le strisce pedonali? E non crediate che io me ne sia infischiato, perché ad ogni segnalazione corrispondeva un atto di impulso da parte mia: per piacere, per favore, vedete, interessatevi, c'è questo problema. Avete risolto niente voi? Nemmeno io. Allora, carta e penna, ordinanza. Ordino al dirigente del settore polizia municipale, nel giro di 5 giorni dalla notifica dell'ordinanza del sindaco, di individuare nella procedura di gara più rapida un soggetto a cui affidare l'intervento per il ripristino delle strisce pedonali. 15 giorni dopo i primi 5, entro i quali questo soggetto deve ripristinare tutti i passaggi pedonali. Dice il sindaco: tanto ci voleva farlo. Non lo so se è stato un mio errore. Certo che non è ammissibile che questa città, mentre aspetta, ed è giusto che aspetti, cose molto importanti, complicate, dove bisogna trovare i soldi, non è giusto che per queste
cose molto più bagatellari, molto più semplici da fare, debba aspettare troppo tempo. Sono incazzatissimo, ho dato questo ordine e mi aspetto che l'ordine venga eseguito. E dato che non sono tutto scemo, ho anche indicato al destinatario dell'ordinanza, il comandante del vino, da quale capitolo di bilancio prendere i soldi, perché bisogna essere seri. Se tu dai in ordine e per eseguire quest'ordine ci vogliono dei soldi, se sei un pagliaccio dici fai questo e non te ne frega più niente. Se sei una persona seria dici fai questo e usa questo denaro. Io ho dato ordine che parte dei proventi delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 208 del codice della strada siano destinati non ad altre cose, pure buone, per amor di Dio, pure necessarie, pure utili, ma il sindaco ha individuato come priorità quella di fare le strisce pedonali in tutta la città. E vedrete che o mi fanno le strisce pedonali o qualcuno si deve pentire del fatto che io sia sindaco di Gerignola. Altra questione, anche qui abbastanza banale, le strisce per terra degli stalli dei parcheggi a pagamento. Col tempo si cancellano, mi pare evidente. Chi parcheggia entro quelle strisce e non paga il grattino viene contravvenzionato. Io non posso consentire che resti il dubbio della buona fede dei cittadini, perché magari la striscia per terra non si vedeva distintamente. Qualcuno può dire: sindaco, io se sono in contravvenzione pago, non c'è un altro sistema, però ti voglio dire, e questo diciamo che è capitato, ti voglio dire che le strisce per terra non si vedevano, per cui mi sono sfuggite. La verità non è che non si vedessero, con un buco di attenzione le strisce si vedevano, però può essere una giustificazione e io voglio togliere ogni giustificazione a coloro che violano un regolamento comunale. Allora, le strisce vanno rifatte. Solito problema. Chi le deve rifare? La società GL, che ha vinto con una gara, partecipando a una gara, l'appalto per la riscossione dei parcheggi, la riscossione dei grattini, la riscossione della somma che il cittadino paga per poter parcheggiare negli stalli a pagamento. Quando lo deve fare? Subito, 15 giorni di tempo, lo deve fare in tutti gli stalli dove è previsto che il cittadino sostando debba pagare. Ordinanza. Era necessario che il sindaco si assumesse direttamente questo impegno? Vi do un'altra piccola spiegazione, così per capirci. Secondo la legge che disciplina l'attività degli enti territoriali, quindi anche dei comuni, la parte politica, quindi per capirci, il sindaco dà le indicazioni, le direttive, però la gestione, la esecuzione è affidata agli organi comunali, ai dipendenti comunali, ai settori comunali. Questa è la regola. Quindi non è il sindaco che dovrebbe fare direttamente queste cose, però nel momento in cui il sindaco si rende conto che ci sono dei ritardi o delle inadempienze, dopo che ha esperito ogni altro diverso tentativo, assume su di sé la responsabilità e ordina. Qualcuno si potrà lamentare di queste decisioni del sindaco? Ben venga, sempre pronto a imparare da chi ne sa più di me. Però
io non posso correre il rischio che i miei concittadini mi dicano: sindaco, su questo tema non hai fatto nulla, perché questo sarebbe venir meno a un rapporto di fiducia che c'è fra me e i cittadini che mi hanno eletto e anche quelli che non mi hanno votato, ma che hanno preso atto che il sindaco di questa città sono io. E quindi me l'assumo io la responsabilità. Poi venisse un giudice, venisse qualcuno a dirmi che ho sbagliato, sono sempre pronto a cospargermi il capo di cenere. D'altra parte fumo proprio perché voglio produrre un quantitativo sufficiente di cenere per poterla spargerla in testa. Però per ora vi volevo informare: uno, ho ordinato lo sgombero del salotto di Ambientiamo; due, ho ordinato che vengano fatte entro 20 giorni, quindi all'inizio dell'anno nuovo dovremmo stare a regime, tutte le strisce in tutta la città per i passaggi pedonali; terzo, ho ordinato alla GL di rifare le strisce blu che identificano gli stalli dei parcheggi a pagamento. Poi giudicherà la città se ho fatto bene a prendere questi provvedimenti o meno. Io, detto fra noi, non lo dite a nessuno, rimane un segreto tra di noi, intendo procedere sempre di più usando il potere di emettere ordinanze. Non me ne frega granché di dividere l'atto di indirizzo dall'atto di gestione. Io l'importante è che non favorisca nessuno. L'importante è che non ci sia nessuno che possa dire il sindaco ha voluto privilegiare questo o quello, perché quando io do un ordine, in genere è un ordine che è diretto a eseguire qualcosa che è mancato. Nessuno si offenda, perché quando le cose non vanno bene la colpa è sempre del sindaco, e allora il sindaco allarga un po' i suoi poteri perché vuole che le cose vadano sempre meglio per la nostra città. Chiudo con un altro argomento di cui tenevo a parlarvi: la SIA, come stanno le cose. 2 anni fa, quando io ho assunto la presidenza del consorzio, che poi l'insieme di 9 comuni che sono proprietari di SIA, ho trovato una situazione drammatica ai limiti della liquidazione coattiva, del fallimento, perché coloro che avevano amministrato in precedenza il consorzio e tramite il consorzio la SIA, e cioè i signori Antonio Giannatempo e Michele Lamacchia, rispettivamente presidente e vicepresidente del consorzio, avevano provocato più danni loro di un tifone, di un terremoto distruttivo. Per anni la SIA era una società florida. Perché? Perché venivano a scaricare l'immondizia a Cerignola tanti comuni, e ovviamente quando vai a scaricare paghi, e la SIA si ingrassava. Però nei 7 anni di vacche grasse questi signori hanno considerato la SIA come il bancomat delle loro amministrazioni, e dalla ad assumere, dalla spendere, dalla favorire, dalla privilegiare, una gestione da folli, da mentecatti, una gestione tragica. Tant'è vero che quando sono finiti i soldi facili, cioè i soldi della discarica, perché la discarica si è esaurita, quindi non viene più nessuno a scaricare in SIA, io mi sono trovato un'azienda con l'acqua alla gola, per non dire con la merda fino ai capelli. Primo problema: salvare SIA. Se qualcuno è onesto intellettualmente e si ricorda la situazione di 2 anni fa,
mi può benissimo confermare che tutti quanti si aspettavano da un momento all'altro il fallimento di Sia. Io l'ho tenuta in piedi con le unghie e con i denti, a muzca e a rasca, l'ho tenuta viva, mi sono fatti nemici tutti e poi tutti mi hanno dato ragione, fino al punto che oggi noi possiamo dire non di essere usciti dalla crisi, ma di vedere in lontananza la soluzione dei problemi. È una lontananza nemmeno troppo lontana, passatemi l'espressione. Ve lo spiego in due parole. L'Asia è fatta di raccolta, spazzamento dei rifiuti, cioè quello che si fa nelle strade dei comuni, e poi l'impiantistica, biostabilizzazione, compostaggio, discarica di servizio. Tutta l'impiantistica, praticamente, quando io l'ho ereditata, era all'anno zero. Biostabilizzazione sequestrata, discarica sesto lotto, non se ne parlava proprio, compostaggio, non se ne parlava proprio. Ovviamente i servizi scontavano questo deficit economico, perché vedete, per raccogliere i mondi ci vogliono i mezzi, non solo il personale, ma anche i mezzi. Per pulire una città ci vogliono le spazzatrici, per svuotare i bidoni devono essere nuovi e li devi comprare, i mezzi devono essere funzionanti e adeguati e li devi far funzionare, adeguarli, eventualmente comprarli o affittarli. Noi per un anno, il primo, ma anche per quello in corso, siamo stati nella difficoltà più assoluta, e non per colpe nostre, mie o del management, ma per quello che avevamo ereditato. Adesso abbiamo il risultato a portata di mano. Perché? Perché noi siamo strategici per la Regione Puglia. Senza di noi il ciclo dei rifiuti nell'intera Regione Puglia va in crisi. Michele Emiliano, che è politico intelligente, lo ha capito. Il rapporto con Franco Metta ha favorito questa comprensione. Finalmente siamo arrivati a condividere che sia non deve essere ammazzata, come qualcuno pensava all'origine, ma deve essere salvata. Quindi non bisogna andare a Contrada Forcone Cafiero a sparare in testa alla Sia, ma bisogna andare a Contrada Forcone Cafiero ad aiutare Sia. Il presidente Emiliano ha scelto la società che ci deve aiutare, si chiama Aseco, a me piace perché è una società pubblica, il cui capitale è detenuto al 100% dall'acquedotto pugliese, che a sua volta è controllato al 100% e di proprietà al 100% della Regione Puglia. Quindi per la gestione dell'impiantistica noi siamo sia socia della Regione Puglia, a dimostrazione che siamo importanti, a dimostrazione che siamo avanti, perché non ci hanno scelto nel mazzo a sorteggio, ci hanno scelto perché Sia disponeva di tutte le qualità, le condizioni per poter essere strategica e centrale. Quindi arriva Aseco e Aseco ci darà una mano su tutta l'impiantistica, cominciando dalla biostabilizzazione, poi se dovesse essere il caso noi potremmo anche dire grazie, avete risolto il problema, ma adesso abbiamo la forza di camminare con le nostre gambe. Altro aspetto, la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento delle città. Anche qui siamo stati 2 anni in difficoltà, ma con il 2018 la legge impone ai comuni di firmare i contratti di ARO.
Che significa? Significa disciplinare con un contratto i servizi che ti devono dare. Anche prima esistevano, sì, ma quei contratti stavano fatti a membro di cane, non so se ci capiamo, d'accordo? Per favorire gli amici e i compari. Adesso si fa un contratto sotto il controllo dell'Agenzia dei Rifiuti. Sarà un contratto a mestiere e su quel contratto inizierà il miglioramento dei servizi. Per esempio a Cerignola inizierà la raccolta differenziata. Quindi le soluzioni per gli impianti e per la raccolta sono soluzioni che si possono toccare con mano. E il consorzio è avvantaggiato perché nel frattempo Franco Metta è così stupido che è riuscito a ricompattare tutto il consorzio, risolvere tutte le pendenze giudiziarie, mantenere nel consorzio tutti i comuni che ne facevano parte all'origine e da 8 mesi io decido in assemblea dei sindaci sempre all'unanimità, cioè col consenso di tutti, dopo che mi sono tolto dalle scatole Michele La Macchia, che dopo aver affossato la SIA pretendeva di gestirne lui la soluzione dei problemi. No, sei bravo a crearli i problemi, a risolverli, arrivano i nostri e arrivano i nuovi sindaci, Salvatore Puttilli, Franco Metta e tutti quanti gli altri. Siamo a un passo da risolvere il problema, naturalmente il usculo a qualche uno, perché deve prendere atto di aver distrutto SIA, ma di non essere riuscito a farla fallire, perché noi abbiamo buone chance di poterla salvare. Da qui tutte le agitazioni delle varie opposizioni. Voi pensate, La Macchia per gli ultimi 10 anni è stato il vicepresidente del consorzio, essendo il presidente quello zero spaccato di Antonio Giannatempo, Michele La Macchia comandava consorzio e SIA e le ha ridotte a queste condizioni. Adesso vuole darci lezione. Noi non accettiamo lezioni da quelli che, oltre che trombati, sono anche falliti, e quindi andiamo avanti per la nostra strada, insieme con la Regione, con un consorzio unito che ha risolto tutti i suoi contenziosi e che aspira a portare in acque meno agitate la nostra SIA. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo domani parleremo di altri problemi che riguardano direttamente la nostra città. Occhio vivo, l'estate va buona.